Nell'apertura oggi al Festival dell'Acqua qui a Venezia, lei ha ricordato la centralità delle aziende. Sì, la centralità delle aziende perché presiedono un elemento centrale del ciclo dell'ambiente, che è l'acqua. Allora, soprattutto in questo periodo in cui si parla di cambiamenti climatici, l'immediato riflesso di questi cambiamenti è proprio sul ciclo dell'acqua. Abbiamo un problema di regolarla, abbiamo, a volte è devastante, a volte manca, e poi abbiamo il problema che attraverso l'acqua si inquina il pianeta, si può inquinare il pianeta, è un veicolo, quindi abbiamo il dovere non solo per l'uso dell'acqua immediato di restituirla pulita alla natura, ma perché non diventi il veicolo per un ulteriore peggioramento della situazione ambientale. L'acqua è conseguenza e causa dei dissesti ambientali, lei ha detto oggi in apertura. Abbiamo la capacità di distinguere queste due situazioni? Viaggiano assieme, come dicevo, perché insomma i flussi d'acqua sono legati anche ai dissesti ambientali e viceversa è un ciclo, no? Ma non solo da oggi, no? Abbiamo situazioni di desertificazione che a loro volta ingenerano ancora di più la rarefazione dell'acqua, quindi questo è sempre stato così. Ecco, quello che posso dire è che oggi la capacità tecnico-scientifica dell'uomo è talmente grande da avere sia una enorme capacità devastante, l'uomo nel suo governo della risorsa, nel suo governo del pianeta e dell'ambiente, ma altrettante capacità tecnologiche, scientifiche e spero culturali, per cui si può anche fare una grande operazione di risanamento, quella che si chiama la green economy, l'economia verde. Siamo abituati a pensare l'industria come nemica dell'ambiente, no? O comunque antitetica all'ambiente. Ecco, si è aperta una fase dove tra le coscienze sta serpeggiando ormai, si sta impadronendo l'idea che bisogna sviluppare, che vi è un'opportunità di industrializzazione del processo di risanamento ambientale.